Gianni Molaro, buongiorno, bentornato. Buongiorno, ma è Gaetano? Gaetano Gaudiero, come stai? Madonna Gaetano, guarda quanto tempo, benissimo, tu? Molto molto bene, è un piacere risentirti. È un piacere risentirti alla radio, e anche perché insomma non ci vediamo dall'ultimo evento moda al Golden Gate, e quindi insomma ti ritrovo anche con grande piacere, perché sei Gaetano, è sempre un piacere risentirti, ma soprattutto rivederti qualche sera. Assolutamente sì, con grande piacere vengo a cena a casa tua, che tra l'altro si mangia sempre molto bene, e poi tu hai una casa bellissima, piena d'arte e piena di storia, piena di cose belle, fascinose da raccontare, come le tue creazioni, i tuoi abiti. Allora Gianni, innanzitutto complimenti per il programma con Caterina Balivo su Rai 2, no? E grande successo nel daytime. Grazie, sta andando benissimo. Caterina è una ragazza splendida, c'è una squadra a Milano che funziona alla grande, siamo veramente in tanti, e il programma sta andando, come dicevi tu poc'anzi, veramente molto 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 bene. Anzi, approfitto, guardate la puntata di venerdì adesso prossimo alle ore 14, una puntata veramente molto bella, sorprendente e divertente come sempre. Tu sai che io stimo tantissimo Caterina, tra l'altro io l'ho conosciuta grazie a te, che me l'hai messa al fianco come co-conduttrice in un evento nazionale molto importante a Caserta. E l'anno scorso il programma di Caterina faceva il 4 o il 5%, insomma andava avanti con un po' di fatica. Lei è strepitosa, io la trovo una delle conduttrici più brave che abbiamo in Italia, anche una delle più vere, una delle più spontanee, però il caso ha voluto che con l'ingresso quest'anno di Gianni Molaro il programma raggiunge anche l'8 e il 9%. Ma guarda che dai, stiamo andando veramente molto molto bene, devo dire che è la prima trasmissione di Rai 2, addirittura facciamo concorrenza a Rai 1, e ho fatto un contratto nel mese di settembre con Rai Endemol di una puntata al mese, e guarda un po', ogni settimana mi stanno chiamando e sono lì. Esatto. Tanto bene, diciamo le mie cose un po' fuori dalle righe, tra parentesi, piacciono tanto, bene nel male, di critica si parla, ma fondamentalmente sono completamente nuovo, sono divertenti e sono felice di questo, sono felice che fondamentalmente stia andando tutto quanto bene. Sa, quando io, tu lo sai, noi sono anni che ci conosciamo, cerchiamo sempre di fare delle cose un po' fuori dalle righe, fuori dal normale, è vero. E questo alla fine ripaga e aiuta. Assolutamente, tu sei stato sempre un artista innanzitutto che hai portato il Made in Naples in tutto il mondo, e quindi questo ti fa onore, insomma sei un artista che come Pino Daniele ha portato la Napoli nel mondo nelle sue canzoni, tu hai portato la Napoli nelle tue creazioni in tutto il mondo, su tutte le passerelle, da quelle parigine a quelle milanesi, londinesi, russe eccetera, e non c'è nulla da fare, quando si vuole uscire sui giornali, quando si vuole mettere un vestito che lasci il segno, che faccia rumore, ci si rivolge a uno solo, a Gianni Molaro, perché sei l'unico capace di interpretare il buon gusto ma anche la capacità di far rumore, e questo ti va riconosciuto come merito da sempre. Sei troppo buono Gaetano, io cerco soltanto di lavorare giorno e notte, infatti stanotte abbiamo smontato alle 2 dall'atelier, perché veramente dietro il successo c'è sempre tanto lavoro, la gente pensa che fondamentalmente si arriva al successo così, no, il successo arriva quando c'è sacrificio, lavoro, amore e passione, diversamente non ci può essere nulla, sia soltanto come una volta mi disse Nicol Fontana, Gianni non essere una meteora, se vuoi radicare cerca di rimanere nel tempo, e queste sono frasi che io non dimenticherò mai. Mi fu detto dopo una trasmissione a una mattina a Rai 1 nel 93, dove eravamo ospiti di Nicol Fontana, e ho preso come insegnamento e come linea guida questa sua frase, questo tuo consiglio, e me la porto sempre con me. Quindi ecco, come fai tu che ci lavori tanto dietro le cose, cerco di farlo anch'io, e credo che tutti quelli che hanno successo fondamentalmente fanno questo. Assolutamente. Però a proposito di fare delle cose che fanno rumore, tu sei una persona, io ti conosco perché veramente posso pregiarmi di dire che ti conosco molto bene, anche come amico, come persona. Ma siamo amici, che dai, siamo fratelli. Esatto. Abbiamo fatto di tutto nella nostra vita. Esatto, è vero. E questo veramente sono orgoglioso di dirlo e di gridarlo al mondo. Io sono amico di Gianni Molaro, non soltanto grande stilista che tutti conoscono, ma sono amico di Gianni Molaro, uomo dal cuore grande. E infatti io di questo voglio parlare di questo evento meraviglioso,
meraviglioso, che tra l'altro non è la prima volta che tu fai. Ho avuto l'onore di partecipare proprio lì alla casa circondariale di Pozzuoli già una volta, perché appunto tu ci ritorni spesso e volentieri, perché non sei uno che fa le cose per farle, non sei uno che fa le cose per uscire sui giornali, tu sei uno che fa le cose perché sei un generoso, perché sei stato baciato dalla fortuna, dalla vita che ti ha premiato, e quindi cerchi di portare questa tua serenità, questa tua fortuna anche a chi invece è molto meno fortunato. E io sono stato già una volta con te alla casa circondariale di Pozzuoli e tu ci ritorni il 26 marzo alle ore 15 per questo evento moda, vero? Sì, ritorno con piacere a rifare questa sfilata, a vestire questa ragazza, a vestire di sogni queste ragazze che sono un po' più sfortunate, hanno avuto problemi nella vita, e quindi in quel momento diamo, come dire, un attimo di speranza, un attimo da sogno a tutte quante all'interno. Ho avuto già vari contatti, ognuno con le proprie idee, con il proprio sogno e con il proprio desiderio, sto cercando, ecco, appunto, di prepararmi per soddisfare per un momento i loro piccoli sogni, perché loro hanno bisogno di questo, di piccole cose, non hanno più bisogno di grandi cose, fino a che, ecco, magari non scontano qualche errore hanno commesso, devono purtroppo stare lì e hanno bisogno di veramente di piccole cose. Quindi io vado lì, vado a portare un minimo di speranza, un mio messaggio come la volta scorsa, e cerchiamo, ecco, di stare un'oretta insieme a loro per far sì che in effetti ci sia tra di noi un'ora d'amore, un'ora di piacere, un'ora di passione, di sogno, di contento. E io ho visto dietro le quinte piangere queste detenute per l'emozione grandissima che tu hai regalato loro. Io c'ero, quindi lo posso dire, lo posso raccontare, e quelle lacrime mi hanno veramente lasciato il segno. Quindi Gianni Molaro, ti faccio il mio applauso personale, perché sei un grande uomo, sei una persona dal cuore grande. Questo evento è ovviamente in collaborazione con la scuola Ippia Marconi di Giugliano, di Manuel Artist, il trucco e parrucco di Ludovica Russo Group, l'evento organizzato dalla P&P Academy del Comune di Pozzuoli, nelle vesti dell'assessore alle politiche sociali Teresa Stellato, e patrocinato appunto dal Comune. E vedrà ancora una volta un grande Gianni Molaro abbracciare queste detenute meno fortunate e portare la sua moda, il suo sogno, le sue favole, quelle che crea per le donne di tutto il mondo. Gianni Molaro, mi sa che dobbiamo andare a cena insieme perché mi manchi. Gaetano, quando vuoi, per me è sempre un piacere, tu lo sai. Veramente abbiamo avuto momenti meravigliosi insieme, spero di riaverli. Ecco, abbiamo avuto un periodo un pochettino per vari motivi di lontananza, ma ritornerà una bella primavera. Assolutamente, fare delle belle cose, assolutamente sì, assolutamente. Io ti abbraccio, sì. Sei grazie. Carinissimo, e fammi dare un forte abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori. E niente, seguitemi. Assolutamente, questa intervista, Gianni, la troverai anche sulla pagina Facebook di Radio More Napoli, così potrai farla ascoltare anche a tutto il tuo pubblico, a tutte le tue clienti, e condividerla sui tuoi social. Un bacio ad Andrea, un bacio a tutto il tuo staff meraviglioso del tuo atelier. Tra l'altro Gianni è anche a Roma, quindi mi raccomando, c'è anche l'atelier di Roma per tutti quelli che ci ascoltano in tutta Italia e in tutto il mondo. E un bacio a Caterina Balivo, che ho avuto il piacere di conoscere e di lavorare con lei grazie a te. Un bacio grande, che grazie a Gianni Molaro. Sì, Caterina vi aspetta il giorno 8 a Bacoli, in un locale di Bacoli, perché c'è una bella serata per un altro tema molto delicato e simpatico. Allora guarda, io tornerò a collegarmi con te, così ne parleremo in anteprima, va bene? Grazie, ti un abbraccio e a tutti una buona giornata. Grazie a Gianni Molaro.